anni 60 possono essere definiti come gli anni del corpo, della presa di coscienza di una nuova fisicità, gli anni in cui la civiltà occidentale inizia a riprendere confidenza con una dimensione della persona legata al nostro essere fisico in carne ed ossa. Non può essere un caso che negli anni 60 il ballo diventi un fenomeno di massa. I giovani dell'Inghilterra, degli Stati Uniti, dell'Italia iniziano a ballare. E non si tratta di balli di coppia codificati in una precisa sequenza di passi da eseguire insieme, a tempo, sincronizzando i movimenti con il partner. Questo genere di ballo era sempre esistito ed era accettato sia nella società rurale che nei saloni dorati e luccicanti dell'aristocrazia. Faceva parte di un preciso protocollo sociale al quale tutti dovevano prima o poi adempiere: il ballo delle debuttanti, il ballo scolastico. Ma negli anni 60 il ballo si trasforma. Si tratta quasi di un contorsionismo sfrenato. Gli anni 60 sono gli anni del twist, del rock and roll, del boogie, che possono essere ballati anche senza bisogno di un compagno o di una compagna. Persino in solitudine, nella propria cameretta, si ancheggiava, si dondolava, ci si sbracciava. Quei movimenti che oggi sembrano divertenti, gioiosi, negli anni 60 erano il manifesto di una vera trasformazione antropologica. E bastava un giradischi. Perché gli anni 60 sono gli anni in cui la musica fece il suo ingresso nelle camerette degli adolescenti, con i nuovi ed economici 45 giri da 7 pollici. Tra il 1964 e il 1970 il formato 45 giri è stato quello più venduto in Italia, lasciando nel passato il vecchio, scomodo e gracchiante disco a 78 giri di gomma lacca. Esistevano già anche gli LP, che si diffusero a partire dal secondo dopoguerra. Contenevano tante canzoni, 4-5 su ogni lato, ma costavano molto di più. Il supporto a 45 giri fu anche quello più diffuso all'interno dei bar. Per le dimensioni ridotte, in un normale jukebox si potevano caricare 50 dischi, un centinaio di canzoni. In tal modo le latterie e i circoli di paese per 3 o 4 minuti si convertivano in sedicenti sale da ballo di paese. La musica beat, il twist e il rock and roll, con i suoi eroi inglesi ed americani, venne copiata spudoratamente dai musicisti italiani, che traducevano anche in modo discutibile i brani. Li reinterpretavano in modo più o meno fedele. Oggi diremmo che facevano delle cover. Ed era ancora più discutibile l'approccio estetico di questi cantanti italiani nelle esibizioni televisive e nei concerti. Dal taglio di capelli all'abbigliamento, in ogni dettaglio dovevano rendersi identici ai loro idoli anglosassoni, soprattutto ad Elvis. Un tentativo di mimesis che ha funzionato certamente in quel decennio, ma che oggi fa somigliare tutta la generazione di artisti anni 60 a una generazione di giullari delle case discografiche di allora, disposti a qualsiasi intervento estetico pur di compiacere le vendite. Al pubblico italiano però non interessava nulla se il look dei loro beniamini mancava totalmente di originalità e se la loro musica scimmiottava cose già arcinote al pubblico inglese e americano. La generazione nata negli anni 40 adorava questi cantanti e ballava e si riappropriava di una fisicità che per lungo tempo era rimasta sopita. La vittoria del corpo sul costume e sulla morale dell'epoca, che può essere racchiusa nella celeberrima scena del film Agente 007 Licenza di uccidere, in cui Ursula Andress usciva dal mare indossando un bikini, ovviamente bianco. Il 68 e la rivoluzione sessuale erano ancora lontanissimi, ma il corpo statuario dell'attrice svizzera
aveva già dato inizio ad una nuova stagione del costume e della moda, innalzando il desiderio dell'uomo medio verso quella bellezza algida ed inarrivabile e bionda. E il bikini, pian piano, arrivava nei lidi di tutta Europa ed anche in riva al mare si balla. Come bonus track aggiungiamo la hit parade dei cloni di Elvis degli anni 60. Al quinto posto in Spagna Miguel del Rio, che divenne addirittura Mike del Rio. Al quarto posto la giacca bianca era molto glamour. Ecco il francese Johnny Hallyday, che la esibiva questa giacca bianca durante i concerti con questo taglio di capelli. Al terzo posto non era da meno Adriano Celentano, che si esibiva con dei completi chiaramente bianchi per non sfigurare dinanzi agli idoli d'oltreoceano e che nel ballo imitava proprio le movenze di Elvis. La medaglia d'argento va a Bobby Solo, che anche dopo aver raggiunto la terza età, come vedete, ha continuato a vestirsi come Elvis. Prima di assegnare la medaglia d'oro, alcune menzioni speciali: il francese di origini libiche Ricky Shane, i Pooh, i Nomadi, i Camaleonti. Ma il primo premio assoluto va a Little Tony, un vero clone di Elvis.